è stata molto criticata questo, diciamo, episodio, ma sì, me lo aspettavo. Da cosa, scusami? Un po' da tutto, e sinceramente l'avevo sognato. La notte prima, non so, un po' da tanti fatti, da tanti piccoli fatti, e che ora non mi ricordo tanto, però, cioè, dentro di me ero, cioè, nell'inconscio, sapevo di, cioè, questa volta forse me ne vado, cioè, già, c'era già qualcosa, forse è stato visto anche questo, forse per quello che mi hanno eliminato, non so, forse dovevo farlo vedere, però, sì, me lo aspettavo. Sinceramente con Morandi sapevo di già che avrebbe scelto Rita perché hanno lo stile molto, molto simile, quindi Morandi capirebbe più, diciamo, il mondo di Rita che il mio e anche di Gabriele, quindi quello me lo aspettavo, però diciamo con i giudici invece penso che, come ha detto Manuel, non si sono basati sull'esibizione, si sono basati sulla prospettiva, diciamo, in futuro, chi potrebbe fare cosa potrebbe fare chi. e quindi hanno votato in questo modo, ma forse, come ho detto prima, forse hanno anche visto chi veramente voleva rimanere dentro e rimanere in fondo, perché Gabriele era molto preoccupato, ansioso, io ero troppo tranquilla forse, e perché quando, prima di iniziare, eravamo ancora in pubblicità, però eravamo già in posizioni, c'era Mara, cioè io, è una presunzione, cioè un'assunzione, cioè una cosa che ho visto, notato in quella serata, che ci stava guardando, io e Gabriele, che eravamo in opposti, no? E mi è venuto in mente, non è che devo sembrare disperata in questo momento per rimanere, però alla fine ho detto, non lo so, non c'è bisogno di far vedere questo. Alla fine io sono entrata in questo percorso per fare queste performance che mi piacciono un sacco, e l'ho fatte e non ho nessun peccato.